Pronto Pino? Sì? Buonasera Pino, Michele Pilla, Cervaro TV, siamo in diretta in questo momento. Sì. Come va? Tutto bene? Insomma, invece avrei paura adesso con qualche Pino, tu sei a Milano, giusto? sì, eh. Infatti sì, stavamo. Sono un po' circondato. Porca miseria, guarda, è una situazione veramente che negli ultimi giorni in pratica si è Eh completamente. sì, è perché mi aveva telefonato un amico dal Canada, dice: Sì. com'è la situazione? Dico, beh, la situazione, no, dico, è tranquilla, tutto. Il giorno dopo È è successo arrivata la guerra. l'ondata, Stasera mi ha chiamato, l'onda. dice, ma come va? Tutto bene? Dico, ma no, guarda, Alfredo, neanche a farla apposta. Dico, sembra che ti ho preso in giro, che ti ho raccontato una cosa e invece poi era un'altra. Mamma mia, ridiamo, Insomma, ridiamoci no, su ma perché sì. c'è da avere un po' timore Sì. perché se, io sono un po' a rischio perché ho avuto dei problemi negli ultimi anni e poi devo andare anche a fare un prelievo e ho paura Porca miseria. perché c'è sempre un sacco di gente. Infatti sì. Però, ma siccome ho visto oggi che è deserto, da tutte le parti è deserto, se uno deve fare anche una visita, trovo posto, perché hanno Tutto tutti paura e quindi avendo paura nessuno esce di casa, all'assalto ai supermercati, sembra che ci sia la guerra, non lo so io. infatti, forse a volte con noi, io ovviamente non mi esprimo, però a volte fa un po' più la paura che non la situazione in sé, perché anche questo poi causa poi contagi che non so se poi avrebbero avuto modo di svilupparsi. A volte, ecco, la paura, il terrore, anche un po' vedere supermercati vuoti, vedere le partite di calcio di Serie A sospese, Pino, in Italia è No, ma veramente no, ma incredibile. poi vedere la metropolitana che c'è sempre un caos, vuota, Vuota, sì. Piazza del Duomo vuoto, hanno chiuso il Duomo, hanno chiuso i teatri, tutto ciò dove c'è gente, dove cioè, perché poi a Milano negli ultimi anni sinceramente c'è un sacco di turisti, quindi c'è vita, c'è veramente, c'è da vivere, ma adesso è deserto. Guarda, stiamo vedendo su ANSA proprio notizia di oggi, appunto, vediamo proprio le immagini di quello che stavi dicendo tu, cioè la stazione praticamente semideserta e fa un certo effetto, appunto, vederla così di giorno, ovviamente. Insomma, sì, situazione difficile. Pino, infatti io, ripeto, nelle ultime ore, tra un po' ci collegheremo anche con l'amico Massimo Di Pasquale, sta anche lui a Milano e ci racconterà. No, ma poi anche con, se non sbaglio, visto che c'è che Maurizio Menga, Sì, dovremmo beccare anche Maurizio. e Sì, sì, sì. Maurizio E è una vecchia conoscenza. infatti faremo una carrambata, come si dice. Con il Maurizio, perché sono stato a Montaguto dell'82, che c'era anche lui, quindi dall'82 che lo conosco. Bello, che Poi ci bella cosa. siamo. Poi ci siamo persi di vista perché poi è morto il papà, la mamma. Insomma, l'ultimo anche a Montaguto c'è più nessuno. Michele, poi c'era quell'altro matto di Michele che suonava la chitarra lì, che raccontava tante di quelle balle, raccontava. Cala. Pino, allora spieghiamo Era come sei legato. simpatico. Come sei legato tu al territorio? Intanto io voglio mostrare il tuo canale YouTube. Di Montacuto, Greci, Sì, così? esatto. Perché mio padre di Greci era, è morto, e mia madre è Amansivino di Montacuto. Perfetto, perfetto, Io perfetto. Quindi. con la nonna ho vissuto quando avevo 3-4 anni, 5, e d'estate stavo lì con la nonna, ancora quando c'erano i muli in casa, quelle cose lì, no, roba. No, però c'erano i profumi, che profumi di frutta, c'era il profumo di tutto. E quindi lì ci ricordo da piccolino che poi dopo ci siamo trasferiti in Toscana, e io ho finito le scuole, sono andato ancora avanti e poi verso i 22 anni, 21, 22 anni a Milano, perché poi ho girato un po' il mondo, ho girato un po' per lavoro, un po' per curiosità. Sì. E quindi dopo mi sono fermato a Milano poi con i fratelli abbiamo aperto un ristorante e siamo andati avanti quasi 40 anni. E
poi ho avuto quello di quando succede che non salva nessuno, scoppiata l'aorta. E quindi tutta l'aorta l'ho rifatta, fino adesso ancora sono dietro, però sinceramente mi hanno salvato e ho smesso di lavorare. Ho smesso di Ok. lavorare, questa passione del video l'ho avuto quando avevo già 20 anni, quindi avevo sempre la mia passione da gioventù proprio, che dovevo, mi piaceva proprio, volevo fare quel lavoro lì. E poi quando ho potuto, ma già cos'è, negli anni 70, ho preso la prima videocamera sonora, poi no, piano piano, poi dovevo montarli la notte, c'era una fatica. Dopo con l'avvento del computer ho cominciato a fare un po' a capirci un po', poi con l'aiuto di un nipote che è bravo. Quando poi ero in malattia e lui era in casa con me, e lui, essendo bravo, mi ha insegnato un po' tutti i trucchetti anche del montaggio. E dopo sempre ho preso una videocamera un po' meglio, migliore, e ultimi tempi cominciavo a usare il cavalletto, che è quello di Montaguto, mi balla, perché è un cavalletto leggero. Ma siccome sembra un ventole, un vento, ma un vento, mi muoveva, ma proprio mi muoveva la macchina. E perché siccome non posso portare tanti pesi pesanti, no? E allora me l'hanno vietato, io devo avere un cavalletto leggero. Ma questo Solo che che anno se è, dico Pino? che... 2019? No, sì, questo era a settembre, ho fatto un Ah, ok, giro. perfetto, Però perfetto. bisogna, per essere sincero, Sì. c'è un pezzo dell'anno prima. Ah, ok, vabbè, però, Però mi sì. mancava la panoramica del paese dalla strada e quest'anno dico voglio tornare e sono tornato col fratello e mia moglie, Quindi no? hai E quindi è completato, sì. completato perché volevo, avevo questo desiderio di fare un video perché non ce n'erano belli di Montaguto, un po' carini, almeno di far vedere un po' il paese, no? E poi sono quelli un po' arrangiati, anch'io sono, io non è che io. Ho imparato da solo, cioè la passione che me lo fa fare. E poi ho fatto l'anno prima avevo fatto quello di Migliesci, Sì. quest'anno Tavignano, Montevergine, ho girato, ho fatto Amalfi, ho fatto la Costa Amalfitana, poi sono stato su, ne ho fatti parecchi. Il E tuo quindi ogni canale, tanto. sì, il tuo canale di Pino Meola è facilmente raggiungibile e appunto, ecco, nella Sì, sezione di video. anche scrivendo tutto insieme in minuscolo. Sì, vero. Sì, era giro, poi ci ho messo, come icone, ci ho messo questa tigre, che era la tigre, io l'ho trovata su internet, ma bellissima come foto, perché no, Sì. adesso è sparita, non c'è più. L'ho cercata, non c'è più, questa tigre bianca che è stupenda. E l'ho cresciuto, dico, la lascio come dire, mia immagine. Perché siccome io non è che non sono uno che mi piace apparire, io mi piace stare dietro e fare, ma non apparire. E quindi anche c'ho poche foto da mettere su, così, no? Perché non sono sempre stato un restio cioè, a farmi le foto io, a farmele fare. Sì, quindi qualcosa fa così, qualche foto che me l'hanno fatta. Però devo Però dire la mi verità, piace. sei, Sì. diciamo, ti riesce a riprendere molto molto bello il tuo canale, io lo consiglio a tutti perché tra l'altro me lo sono spulciato anch'io ben bene, c'è tanta Irpinia, c'è non solo Irpinia ovviamente, tanta Campania, ma anche c'è il nord, hai girato parecchio e quello che hai girato lo hai poi girato con la videocamera. Sì, perché io adesso c'è quello che c'ho ancora che vuole fare Buenos Aires. Ah, ci andiamo Sì, insieme, Pino, ci andiamo perché insieme. siccome, no, ma perché siccome mia moglie è brasiliana, no? Sì. Io sono stato il primo cioè il 19, Sì. inizio l'anno scorso, ho fatto Natale, lì ho svernato, no? E lì andare è vicino con l'aereo, si fa presto andare, dico, ma io quando sono lì mi voglio fare girare. Cioè, questi ricordi, perché più, non è che lo faccio per me, ma lo faccio anche per gli altri. Perché
Infatti poi si mi vede. ringraziano anche che ho fatto lì la città lì di Curitiba, questo è il Paraná, e quello che sta andando forte, fino adesso mi arrivano i complimenti, dice: "Oh, ma che bello, ma grazie." Qualche giorno mi critica, che dice: "Ma le favela sono le favela." Ma no, ma io non vengo per far vedere cose brutte, Bravo, e devo bravo. esaltare le cose, ma non è facile fare le cose brutte, fa la spazzatura. Concordo. Faccio Benissimo. solo cose spazzature, tutta roba sporca in giro, fai presto. Invece no, invece riprendere cose, cioè riprendere tutto ciò che c'è di bello, che almeno uno se va so dove dice cosa devo vedere, che l'ho fatto di Milano, l'ho fatto adesso l'ultimo, l'ho fatto anche di Milano, ne ho fatti due, però non mi piaceva l'altro, Sì. anche perché c'è la musica che la bloccano. Sì, Adesso invece infatti. prendo, adesso ho scoperto che il canale di YouTube mi dà la musica e Sì, lo la posso consente, usare. La posso esatto. usare. Perché a volte qualcuno mi dice: "Ma che musica?" E dico: "Mi paghi i diritti e io La pago, metto. la metto quello che volete. Mi devo anche accontentare di quello che mi danno e cerco di Vero. trovare la musica giusta." E no, ma è un mio passatempo, sinceramente, se no, come No, dire. è una cosa Che mi molto dici? molto bella che io voglio ricondividere, ecco, in questo momento lo voglio rimostrare a tutti i nostri amici telespettatori. Pinomeola lo trovate molto facile su YouTube, ma anche su Google direttamente, e vi appare una ricchissima e interessantissima galleria videografica che appunto Pino ha realizzato nel corso degli anni. Pino, io mi auguro Sì, di... perché poi anche io l'anno scorso, perché arriva verso l'estate, la primavera, no? E quindi faccio una regione. L'anno scorso ho fatto il Piemonte, ho fatto le città un po' più Asti, Alessandria, Torino, Cuneo non ho fatto. Poi ho fatto la città di Bolla, lì il danzatore, come si chiama? Quale? Monferratoli, Ah, sì, Monferratoli. ok. E quindi adesso volevo fare la Toscana, perché io in Toscana ci ho vissuto. Ci sono dei borghi che è una meraviglia, perché a me mi appassionano anche i borghi. Io vado in cerca di borghi. Si vede che hai un, come dire, un debole per i borghi. Sì, perché le cose sono belle, le cose di una volta. Concordo. O talmente moderno, cioè moderno, moderno, allora è anche bello. Però i borghi sono una meraviglia. Poi Ristoro perché per l'anima. ci sono gli angolini Vero, da riprendere, benissimo. tutti questi bei particolari. Che, no, ho detto, io mi trovo una soddisfazione proprio. Non vedo l'ora di andare a fare un giretto per filmare. Guarda, io mi auguro di beccarti, diciamo, da qui a quest'anno in uno dei nostri comuni del Cervaro, sicuramente tra Savignano Grecia e Montecuto. Me lo Ma auguro. io me ne ho avuto per mancanza di tempo. Che volevo fare anche Nusco, volevo fare questi Sì. paesini che sono ancora caratteristici. Perché a Beh. Montaguto, sì, sinceramente, a Montaguto ho fatto fatica perché si fa fatica a trovare il lineare, piccolo. Però ho cercato di mettere quello che. In un giorno, l'ho fatto in 2 ore. Sì. Beh, hai tirato Poi fuori un bel quest'anno sono. video di quasi 7 minuti, 6 minuti e mezzo, insomma, quindi. Sì, tante, no, ma tante volte li devo accorciare perché se no stancano. Beh, Montacuto ci piace. I nostri amici lo guarderanno tutto. Pino, senti, in chiusura io volevo chiederti un bel saluto, ecco, a tutti i tuoi paesani, a tutti coloro che appunto gravitano in questa zona del Cervaro e ci auguriamo di vederti presto da Perché queste parti. c'è chi conosco ancora, io verso Avellino, a Monteforte di Stigio. C'ho degli amici lì e quindi io ogni tanto appena posso un giretto e non so e si ritorna bambini Vero, bello. anche se io non parlo più l'albanese No, qualche vabbè. parola ma no, qualche parola la capisco ma non parlo più l'albanese perché dopo tanti anni poi anche perché in casa non si parlava l'albanese. Eh beh, sì.
parlava più il montogutese. Questa è bella, questa è bella. E allora Perché dai, con la mamma parlava montogutese, no? allora ci facciamo una bella ragionata alla fondana la prossima volta che scendi da queste parti, va bene? E che non viene più neanche l'acqua lì, c'è anche quella fontana sulla statale, Eh che è sulla curva lì, com'è che si chiamava, lì, che era bellissima quella lì. Quella bellissima, io perché ho ricordi perché venivo sempre a trovare la nonna, perché c'ho la nonna, poi c'aveva anche sì, altri parenti di mia madre, ma da piccolino quello mi è rimasto impresso la nonna veneranda in Civino. Che ovviamente che insomma tanti amici ricorderanno sicuramente, tanti amici che sono in linea in questo momento. Pino, ce lo fai un saluto in dialetto montagutese allora, dai. Stiamo buone, come mezzo napoletano, invece che parlava. Allora, amici di Cervaro TV, ai nostri microfoni, io lo ringrazio tantissimo, l'amico Pino Meola da Milano. Grazie mille, Pino. Buona serata. Buona serata, grazie per questo bel tuffo nei ricordi. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.